La nostra agenzia, l'Agenzia Italiana del Farmaco, spesso è vista un po' come la polizia, spesso è vista un po' come gli investigatori. Perché? Ma perché noi siamo cattivi? No, non siamo cattivi. Andiamo semplicemente a fare l'ispezione, andiamo semplicemente a controllare che tutto ciò che si fa sia davvero corretto, giusto, come deve essere, perché è la salute del cittadino che è, come si dice, at stake. Beh, allora, non è solo questo il nostro compito. Certo, è anche quello di controllare naturalmente che i farmaci, una volta che sono in commercio, non diano effetti contrari, collaterali o tossici, va bene, importanti, le cosiddette reazioni avverse. Noi dobbiamo, insomma, tutte queste cose. Poi certo, è vero, fissiamo i prezzi, i più bassi prezzi d'Europa, è vero, non siamo visti molto bene da loro, va bene, perché fissiamo dei prezzi che sono molto bassi, è anche questo vero. Però c'è un però che è molto importante e che è assolutamente fondamentale e che ci unisce. Le aziende, che peraltro sono tante, almeno 19 ne ho contate, va bene, in questo territorio, le aziende con l'Agenzia Italiana del Farmaco, ed è il poter lavorare bene. Lo chiedono le aziende perché hanno ragione, hanno assolutamente ragione. Un'azienda, per poter lavorare, deve poter sapere nei prossimi 3 anni che cos'è, quali sono le regole del gioco. Il Frosinone non sarebbe andato in Serie A se durante la partita avessero deciso che si dava un rigore alla squadra avversaria, va bene, mentre si stava facendo un'altra cosa. E avrebbe avuto 20 rigori contro e quindi rimaneva in Serie B, giusto? E con grande disperazione, naturalmente. Allora, il punto principale di questo è che le regole sono fondamentali, ma al tempo stesso anche la capacità di poter venire incontro a ciò che l'industria giustamente chiede. Perché per fare tutti questi tipi di controlli, per poter fare tutte queste cose, eccetera, 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 e per poter anche strappare il prezzo più basso, è necessario che naturalmente uno sia messo nelle condizioni di poterlo fare. Non che gli siano tolte le tasse, ma che siano effettivamente delle regole corrette. Allora, io devo dire che dopo essermi speso in tutti i modi, tutti leciti, però insomma tutti i modi, per riuscire a convincere le persone di questo, poi alla fine e devo dire che dalla parte nostra sicuramente si è spesa tantissimo il ministro della salute, va bene, che qui va anche il nostro pensiero, che è prossimo a sfornare 2 gemelli, ho incontrato nell'onorevole Pilozzi, va bene, una persona che la prima cosa, ma lo dico senza tema di cosa, non voglio essere piaggeria, mi è stato a sentire, è una cosa incredibile, guardate che veramente, cioè avere una persona che ti ascolta per un quarto d'ora è una cosa veramente unica. La seconda questione è quella che, al di là di essere, uno può stare a sentire, poi dice buongiorno e va via e pensava al Frosinone, no, invece, va bene, da questo ne è derivato sicuramente un'azione congiunta, sono serio naturalmente adesso, e io spero che ciò che lui ha detto si traduca effettivamente in realtà e quindi nella possibilità di poter operare con velocità e nel poter andare incontro a ciò che viene chiesto. Credo che alcune cose devono essere però note a tutti voi e forse non tutte le conoscete. Allora, la prima cosa è che il mondo è profondamente cambiato. È profondamente cambiato dal punto di vista della medicina. Fino a poco tempo fa si parlava di una medicina di aggressione e di difesa. Vi faccio un esempio che si capisce bene. I germi che ti vengono, va bene, ti danno la polmonite, prendi l'antibiotico, la polmonite ti passa. Aggressione, difesa. Bene, la medicina oggi è una medicina che è diventata una medicina di prevenzione innanzitutto, stili di vita in una parola, facciamo persino l'Expo, e dall'altra parte di precisione, precision medicine. Cosa vuol dire? Precisione vuol dire che io so esattamente come le malattie vanno, come evolvono, perché ci sono, e allora cerco di intervenire nel processo patologico, che quindi porta dalla fisiologia, dal normale al patologico, e cerco di intervenire intervenendo naturalmente con dei farmaci che non sono più i vecchi farmaci, l'aspirina tanto per capirci, va bene, farmaci chimici, ma sono dei farmaci cosiddetti biologici.
Un'altra volta, se mi invitate qui, vi parlo dei farmaci biologici. Ma il punto principale qual è? È quello che è cambiata la visione della medicina. Perché? Perché mentre una volta c'erano i farmaci per il mal di fegato, il mal di testa, il mal di reni, il mal di quello che volete voi, cioè dell'organo, oggi invece ci sono dei farmaci che vanno a incidere sul processo di patologia che può essere comune a molte malattie. E questo vuol dire che io con lo stesso farmaco potrei curare il tumore al rene, ma anche quello al polmone e anche magari il diabete. Allora, il punto principale qual è di questo? È che la conoscenza è completamente cambiata. E cambiando la conoscenza e cambiando le cose, ecco che cambiano i parametri in gioco, ecco che allora abbiamo in mano un sistema incredibile per fare quella che si chiama la medicina sartoriale. Come un sarto che cuce, oggi non esiste quasi più, ma comunque che cuce il vestito sulla persona, bene, noi cuciamo il farmaco sulla persona. È il sogno del futuro, ma non sarà un futuro così lontano. Allora, tutto questo però vuol dire investimenti. E chi è che investe? Gli investimenti in ricerca sono fermi nel nostro paese da non so quanto tempo, non oso dirlo. E sono sempre sul PIL, l'1,10, l'1,20, l'1,30, a secondo, girano, ma indipendentemente. Se poi dentro ci pensiamo che a questo 1 è qualcosa, c'è anche il costo del personale, in realtà gli investimenti sono molto modesti. Allora, contro il 3% che dovrebbe essere in Europa. Ma l'investimento vero avviene laddove non c'è la frammentazione. Avviene laddove ci sono le reti. Avviene laddove le persone si mettono insieme e riescono a trovare dei sistemi che possono portare delle soluzioni, soluzioni condivise, partecipate, e allora ecco l'intervento sull'università, ecco l'intervento sugli enti di ricerca, ecco tutto ciò che può portare un po' di ossigeno al sistema. Noi abbiamo tra i migliori ricercatori al mondo di ricerca clinica. Siamo nel 10% top delle citazioni di ricerca clinica nel mondo. Quindi non ci mancano i cervelli. Una delle cose che nel nostro paese non è mai mancato, le persone col cervello che funziona. Avete visto che anche il vostro ha cominciato a funzionare. E il punto fondamentale è quello che però bisogna assolutamente utilizzare questi sistemi. Si è parlato di Pharma Valley. Beh, certo, a confronto della Cina l'Italia potrebbe essere una valle e indubbiamente va bene invece che la Silicon facciamo la Pharma. Perché no? Why not? Il punto fondamentale è quello che però gli attori si mettano d'accordo. Il punto fondamentale è quello che coloro che hanno responsabilità di governo riescono a comprendere questo fenomeno e possano sostenerlo. Non si chiedono soldi a pioggia, si chiede di essere sostenuti. E questo è un punto molto importante, è fondamentale, perché allora ne viene che i chimici, i biologici e i vaccini. Qui in questo posto, in questo posto che, cos'è, 1100, cos'è che è questo posto qua? Bene, sono circa 1200, non lo so, insomma, una roba del genere, insomma. Ecco, poi dopo mi avete fatto studiare fino a Bonifacio, tutte quelle cose lì, me le ricordo. Io Alagni ce l'ho perché mi interrogavano su Alagni, e io Alagni insomma non lo vedevo molto bene perché dovevo assolutamente rispondere al mio prof. Però, indipendentemente da questo, il punto principale, va bene, è quello che in questo territorio si fanno anche i vaccini. Si fanno vaccini che, anche questo, è una questione di cultura. È una questione di cultura del paese. Vengono da me come presidente dell'AIFA, sono sempre donne, le presidenti dei comitati contro le vaccinazioni. E io all'ultima che è venuto, dopo averla spedita a un centro di salute mentale, le ho detto, mi scusi signora, ma lei si rende conto che i due fenomeni nel mondo che hanno sovvertito completamente l'andare male del mondo, l'hanno fatto diventare un andare bene, sono state la potabilizzazione delle acque e le vaccinazioni. E lei mi viene a parlare di multinazionali quando le vaccinazioni nascono nel 1793 e le assicuro che con Jenner non c'erano le multinazionali. E questo è il punto principale, perché il paese, se avesse cultura, non direbbe queste stupidaggini.
Il paese, se avesse cultura, porterebbe avanti la fiaccola della scienza. Allora, come AIFA, visto che mi è stato chiesto di dire qualcosa, io sono andato lievemente fuori tema, però vi ho fatto capire all'interno di che cosa è il sistema della farmaceutica. Devo dire che, innanzitutto, prima cosa, la farmaceutica è un'industria estremamente sana, molto sana, che i numeri li avete sentiti, e io aggiungo una cosa che non è stata detta: 90% delle persone che lavorano nella farmaceutica sono o laureati o diplomati, cioè sono persone istruite, che sono uscite dalle nostre scuole, che sono delle buone scuole, che se ne dica. Tanto è vero che tutti vanno all'estero proprio perché sono bravi e quindi li pigliano. La seconda cosa importante è quella che l'indotto è un indotto importante. Quindi dal punto di vista economico non è solo i 65.000, va bene, che sono addetti naturalmente, ma sono gli altrettanti che ci sono nell'indotto e tutto il resto. Molto importante anche questo. E poi c'è un fatto importante, che la nostra capacità di lavoro è tale che molte di queste multinazionali, in realtà loro l'hanno detto in modo più o meno esplicito, ma molte di queste multinazionali cosa fanno? O affidano a delle nostre aziende italiane i loro prodotti, prodotti dei loro brevetti, altre cose, oppure loro stesse producono una quantità tale che avete sentito che viene esportata, in media più del 70%, qui in questa provincia, in questa regione molto di più. Allora, buona l'industria, brave le persone, necessità di poter lavorare bene. Credo che detto questo sia detto un po' tutto. Noi ce la stiamo mettendo tutta come agenzia nazionale, ma noi, cari onorevoli, vorremmo che a un certo momento in Italia si potesse dire: l'ha detto l'AIFA. Vorremmo che si potesse dire, come si dice negli Stati Uniti, dove ho vissuto a lungo: l'ha detto l'FDA, e se l'ha detto l'FDA nessuno dice più, non c'è stamina negli Stati Uniti. E il punto importante è quello che io ho accettato volentieri di venire qui. Io non vado mai da nessuna parte a parlare, parlo di cose scientifiche, ma non, anche perché non sono capace di parlare di altre cose, non riuscirei a fare l'onorevole. Però il punto principale è quello che ho accettato volentieri di venire qui questa sera, per due motivi. Uno, per l'obbligo che l'AIFA ha nei confronti innanzitutto delle aziende, perché ha un obbligo importante, e dall'altra parte verso le istituzioni e verso i territori che, pur in momenti estremamente difficili, non faccio parlare il sindaco su questo perché sennò incomincia a piangere e non finisce più, ma pur in momenti estremamente difficili riescono effettivamente a venire incontro fin dove si può, ma io vorrei che potessero venire molto più incontro, proprio per il fatto che diamo tutti insieme come istituzione nazionale una mano a questo. Per cui io vi ringrazio, e adesso che non c'è più la pioggia, è tornato fuori il sole, posso andare a pigliare il mio aereo, giusto? Grazie. È molto diversa rispetto a... Lo stiamo facendo, oggi faremo vedere la funzione di un Noi facciamo fiale liquide, sia a riempimento asettico che a sterilizzazione terminale, flaconi liquidi e liofilizzati, flaconi liofilizzati in un'area particolare perché c'è un carico e scarico automatico, e fiale liofilizzate. In generale il processo è molto simile per tutti queste tipologie di prodotti che facciamo: si parte dalla preparazione di una soluzione, quindi da tutti gli ingredienti che vengono miscelati insieme secondo una ricetta ben precisa, dopodiché questa soluzione viene
filtrata 1-2 volte a seconda del prodotto con un filtro sterilizzante e vengono infialate o le fiale o i flaconi. A questo punto, se si tratta di un prodotto liofilizzato, il prodotto viene caricato nel liofilizzatore; se si tratta di un prodotto liquido, viene immediatamente chiuso, quindi le fiale vengono saldate con la fiamma, i flaconi vengono chiusi con un tappo e con un flip off, un sistema di chiusura ermetico in alluminio. Per quanto riguarda i flaconi e le fiale liofilizzate, invece, questo processo di chiusura si effettua alla fine del ciclo di liofilizzazione, quando tutta l'acqua è andata via e quindi nel contenitore rimane soltanto la polvere. A quel punto il prodotto è chiuso ermeticamente, quindi può uscire dall'area sterile, viene ispezionato 100%, significa che ogni unità viene attraverso delle macchine ispezionatrici che funzionano con delle telecamere e dei sistemi elettronici, vengono controllate tutte le singole unità per eventuali difetti e che ovviamente vengono scartate. La Sanofi Adventist è una realtà eccellente del territorio della provincia di Frosinone, ecco, ma direi di tutto il mondo anche, perché si sta distinguendo tra tutti gli altri stabilimenti anche della stessa Sanofi. Ecco, ne parliamo un po'. Beh sì, la Sanofi è una realtà mondiale, tra le più importanti multinazionali al mondo. Per noi è un orgoglio far parte di questo gruppo e quindi vogliamo contribuire. Contribuire in che senso? Contribuire con la nostra qualità, con le nostre persone, con la nostra voglia di esserci, con la nostra voglia di far bene. E soprattutto consapevoli che facendo bene allo stabilimento, facendo bene alla Sanofi, facciamo bene al territorio, facciamo bene a noi stessi e alle nostre persone. Parliamo di numeri. Lei ha parlato prima nel corso della presentazione di 90 prodotti farmaceutici diversi. Sì. Questa è un po' la caratteristica dello stabilimento di Sanofi di Anagni. È uno stabilimento che è stato nel tempo in grado di attrarre produzioni provenienti dai vari stabilimenti della Sanofi sparsi nel mondo e che questo ha consentito una forte diversificazione del portafoglio produttivo. Diversificare il portafoglio produttivo ha un vantaggio fondamentale che sostanzialmente accresce la competenza dello stabilimento, rende tra virgolette indispensabile lo stabilimento per la Sanofi e conseguentemente accresce il contributo dello stabilimento al territorio. Quanto più noi siamo complessi, quanto più noi siamo diversificati, tanto più noi saremo presenti in questo territorio. E quindi la diversificazione del nostro portafoglio produttivo è stata l'asse principale della nostra strategia negli ultimi 15 anni. Ha parlato anche di un importante programma, quello di accesso al farmaco. In che cosa consiste? Il programma Accesso ai Farmaci è un programma che ci rende particolarmente orgogliosi di lavorare A in Sanofi, B in questo stabilimento. Cosa significa? È un programma che si basa su un concetto molto semplice: no profit, no loss. Ci sono alcune parti nel mondo, l'emisfero sud del mondo, che non ha le possibilità economiche di accedere ai prezzi del nord del mondo, ai farmaci di cui hanno bisogno. Non possiamo dimenticarci dell'80% della popolazione mondiale, per cui per una serie di malattie, non per tutte, l'esmagnosi, malattia del sonno, tubercolosi, le malattie dei bambini per i vaccini, l'epilessia e le malattie mentali, che sono malattie endemiche di quelle aree, quindi non su tutte le aree, ma in quelle specifiche aree, la Sanofi ha deciso di lanciare questo programma. Non vogliamo guadagnarci, vogliamo dare la possibilità di ricevere le medicine in quelle aree là. E questo è un programma fantastico, Sanofi. Noi siamo particolarmente orgogliosi perché il 90% dei farmaci che supportano questo programma vengono prodotti, grazie alla diversificazione dei nostri prodotti, nello stabilimento Sanofi di Anagni. E quindi ci rende molto più orgogliosi, personalmente a me che dirigo questo stabilimento, ogni giorno di sapere di poter contribuire al miglioramento della vita dell'80% della popolazione del mondo che altrimenti avrebbe avuto difficoltà all'accesso a questi farmaci. Parliamo un po' del ciclo produttivo invece dello stabilimento, ne abbiamo visto una piccola parte, ecco come. Lo stabilimento produttivo di Anagni è uno stabilimento focalizzato sulla produzione di farmaci iniettabili ed in particolar modo sulla produzione dei farmaci liofilizzati. Questa è la vera e propria caratteristica dello stabilimento di Anagni, quello che ne fa l'eccellenza all'interno della Sanofi, ma anche l'unicità, perché siamo il più grande stabilimento produttivo della Sanofi che ha questa capacità produttiva installata. E siamo anche orgogliosi di poter dire che siamo tra i più grandi in Europa in termini di capacità produttiva installata per la liofilizzazione. Cosa significa liofilizzazione? Significa che hai un prodotto in soluzione,
in acqua e viene eliminata l'acqua dal processo, dal flacone, semplicemente per garantire una maggiore stabilità e quindi una conservazione del prodotto nel corso del tempo attraverso il processo tipico della sublimazione, per cui l'acqua viene immediatamente raffreddata, portata a meno 80 gradi e poi riscaldata, e quindi attraverso un processo di sublimazione viene eliminata l'acqua, rimane solamente la polvere che a quel punto è filtrata, sterile, che quindi garantisce una maggiore rispondenza alle esigenze del nostro paziente in un arco temporale più lungo che altrimenti non si sarebbe potuto garantire se il prodotto fosse rimasto in forma liquida. Questo è il core della produzione sterile. Dopodiché questa produzione viene controllata 100%, non c'è una fiala o un flacone che lascia lo stabilimento senza il controllo, ed è infine confezionata per arrivare nelle farmacie e negli ospedali dove appunto il prodotto è distribuito. Ecco, quali paesi serve lo stabilimento di Anagni? Lo stabilimento di Anagni è uno stabilimento fortemente internazionalizzato perché l'83% della nostra produzione va all'estero, il che conferma che noi siamo qui non tanto per vendere in Italia, non siamo qua per fare business in Italia. Noi siamo qui per produrre, perché questa è la nostra capacità, queste sono le nostre competenze, questo è il nostro voler essere, voler esserci e voler contribuire allo sviluppo del territorio. Quindi non siamo qua semplicemente perché vogliamo vendere i farmaci al Ministero o alle farmacie, ma siamo qua per produrre, perché è quello che sappiamo fare bene. Dove vendiamo i nostri farmaci? In tutto il mondo. Per esempio il principale nostro mercato nemmeno è l'Italia, sono gli Stati Uniti, che tra i principali mercati ha più elevato tasso di regolamentazione, ha più elevato tasso di industrializzazione, rappresenta il nostro principale mercato di sbocco. Ovviamente il secondo tutto insieme è l'Europa, ma anche mercati emergenti come la Cina, il Messico, il Brasile, la Russia rappresentano frontiere che prima rappresentavano un problema, mentre adesso vediamo come la globalizzazione certamente può essere un problema, ma anche un'opportunità. Ecco, la carta vincente può essere rappresentata soprattutto, anzi lei l'ha rimarcato più volte, dalla qualità. Sì, direi una cosa fondamentale, la qualità è certamente l'elemento fondamentale, ma direi che più che della qualità è il concetto di competitività dello stabilimento. Uno stabilimento riesce a sopravvivere, riesce quindi ad attrarre prodotti e conseguentemente investimenti e quindi ricaduta sul territorio personale da poter impiegare nelle lavorazioni, se è in grado di garantire una maggiore competitività rispetto ai nostri concorrenti. Competitività è composta da tre elementi fondamentali. Il primo è la qualità, ma non basta da solo la qualità, perché se siamo in grado di fare un prodotto di elevata qualità, ma ad un costo che altri nostri concorrenti riescano a fare più basso, più conveniente, ovviamente in quegli altri stabilimenti verrà allocata la produzione, ma nemmeno qualità e costo basso, è importante anche il livello di servizio e quando cioè noi siamo in grado di ascoltare il paziente, di fornire al paziente quello che si aspetta, quando se lo aspetta, come se lo aspetta, un costante e continuo dialogo con il nostro cliente finale che tra virgolette per noi è particolare perché è il paziente. Ecco, quanto ha contribuito l'accordo di programma negli investimenti recenti della Sanofi? Sì, l'accordo di programma è stato un elemento importante nel favorire la decisione di investimento da parte della casa madre, che non è italiana, perché la Sanofi è di proprietà francese, quindi l'headquarter risiede a Parigi. Per cui non è stato certamente l'elemento decisivo, ma è stato un elemento che ha contribuito a far sì che questa decisione fosse presa. Quando io sono andato a Parigi a presentare questo progetto di investimento, l'accordo di programma non era ancora stato approvato, ma io discutevo, guardate che se questo investimento viene approvato potremmo avere la possibilità di avere questo finanziamento. E questo dimostrare che l'Italia c'è, che c'è un sistema Italia che può funzionare, che c'è un pubblico e privato che può portare dei vantaggi, è stato sicuramente uno degli elementi che ha consentito di facilitare la decisione. Magari sarebbe stata comunque presa, ma certamente ha velocizzato e favorito la decisione. Ora si tratta di renderlo operativo, perché è vero che è stato approvato, ma stiamo ancora lavorando a distanza di un anno per finalizzare l'effettivo contratto. Abbiamo vinto il bando, siamo stati tra le due società che sono state accettate, ma stiamo lavorando ancora con Invitalia per finalizzare il contratto e quindi procedere poi con l'erogazione del finanziamento. Una dichiarazione a caldo dopo la visita ad una parte dello stabilimento Sanofi a Venti.
Beh, io penso che ci troviamo di fronte ad un'eccellenza del nostro territorio, un'eccellenza dell'industria farmaceutica, un'importante multinazionale che ha uno stabilimento grande, importante, che ha una grande produzione di farmaci di eccellenza che è qui ad Anagni sul nostro territorio nella Valle del Sacco. Non è l'unico perché ce ne sono altri, perché tutto il comparto chimico-farmaceutico è un comparto molto importante dell'intera Valle del Sacco e dell'intera industria della nostra provincia. Noi dobbiamo, come parlamentari, come istituzioni, dobbiamo lavorare affinché ci possa essere una ulteriore sburocratizzazione ed un miglioramento delle condizioni di operatività di queste aziende, perché queste aziende sono importanti da un punto di vista industriale, ma fanno anche un prodotto che è determinante per la vita e per la qualità della vita dei cittadini. Quindi maggiore e migliore è l'intervento statale, maggiore e migliore sarà il risultato finale. E quindi noi, insieme a tutti i soggetti, stiamo lavorando per poter contribuire a migliorare l'assetto normativo del settore. Un settore che, non dimentichiamo, in Italia vale quasi 30 miliardi di euro, che ha una esportazione per il 75% e che nel Lazio ha il maggior insediamento nazionale. Quindi noi dobbiamo continuare a lavorare in questo senso, e credo che lo sviluppo, il futuro e la ripresa economica della nostra provincia passa anche attraverso un rilancio il più possibile importante di questo settore. E non dimentichiamo che la Sanofi investirà 44 milioni di euro nei prossimi anni e che anche altre aziende importanti del settore investiranno altrettanti milioni di euro. Questi investimenti porteranno sicuramente nuove produzioni che a loro volta porteranno nuova occupazione. Questo per noi è veramente fondamentale ed è una speranza importante per il futuro di tutti i cittadini e soprattutto dei giovani della nostra provincia.